Buongiorno. Oggi ho letto poco fa, ho letto un articolo su Facebook. Uno scienziato, cosa c'è dopo la morte? Da un articolo visto su Facebook di Giordano Bruno. La vita e la coscienza sono fondamentali per l'universo e praticamente è la coscienza stessa che crea l'universo materiale in cui viviamo e non il contrario. E qui non lo capisco, però va bene così. Prendendo la struttura dell'universo, le sue leggi, forze e costanti, queste sembrano essere ottimizzate per la vita, il che implica che l'intelligenza esisteva prima della materia. Lanza sostiene inoltre che spazio e tempo non siano oggetti o cose, ma piuttosto strumenti della nostra comprensione. Portiamo lo spazio e il tempo in giro con noi, come le tartarughe con i propri gusci. Nel senso che quando il guscio si stacca, spazio e tempo, noi esistiamo ancora. La teoria implica che la morte della coscienza semplicemente non esista. Esiste solo sotto forma di pensiero, perché le persone si identificano con il loro corpo, credendo che questo prima o poi morirà e la coscienza a sua volta scomparirà. Se il corpo genera coscienza, allora questa muore quando il corpo muore, ma se invece il corpo la riceve nello stesso modo in cui un decoder riceve dei segnali satellitari, allora questo vuol dire che non finirà con la morte fisica. In realtà la coscienza esiste al di fuori dei vincoli di tempo e spazio. È in grado di essere ovunque, nel corpo umano e fuori da esso. Lanza ritiene inoltre che universi multipli possano esistere simultaneamente. In un universo il corpo può essere morto, mentre in un altro può continuare ad esistere, assorbendo la coscienza che migra in questo universo. Ciò significa che una persona morta durante il viaggio attraverso un tunnel non finisce all'inferno o in paradiso, ma in un mondo simile a lui o a lei, una volta abitato, ma questa volta vivo, e così via, all'infinito. Senza ricorrere a ideologie religiose, lo scienziato cerca quindi di spiegare la coscienza quantistica con esperienze precedenti alla morte, proiezione astrale, esperienze fuori dal corpo e anche reincarnazione. Secondo la sua teoria, l'energia della coscienza ad un certo punto viene riciclata in un corpo diverso e nel frattempo esiste al di fuori del corpo fisico, ad un altro livello di realtà e forse anche in un altro universo. Giordano Bruno. Ebbene, questo scienziato dice esattamente le cose che dico io, soltanto che io le dico in un modo più religioso. Ma è la stessa verità. Le
perfettamente la stessa verità. E mi ha fatto piacere trovare questo articolo perché non è facile per me pensare di essere uno dei pochi che concepisce la verità in questo modo.